Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio, sempre sulla serie di WWE 2K19, sempre sulla carriera. Allora, siamo pronti per il nostro primo match in NXT ufficiale. Vediamo cosa ci dice Cole Quinn, ancora non sappiamo quale sia il nostro avversario stasera. Qualsiasi cosa succeda stasera, ricorda che ci sarò io a guardarti le spalle. Grazie. Ho la sensazione che sia tutto un trucco da parte di Triple H. Qualunque sia il suo piano, non riuscirà a mettermi in difficoltà. Ha detto che la tua vita cambierà completamente. Mi chiedo cosa volesse dire. Mi si tratta di un indizio. Vincere la lotteria. Non mi convince molto. Beh, io continuo a pensarci. Va bene, va bene. In poche parole, era una cosa che non ci serviva, in poche parole. Ok ragazzi, adesso possiamo andare a vedere chi è il nostro avversario stasera. Proprio Triple H? No, infatti, ok. Vediamo, mandami uno dei tuoi avversari belli tosti. Intanto, sorry, Buzz. I'm not your non sarò io ad affrontarti stasera. But I did personally select him. You see, I did a little digging these past couple of weeks and I was able to track down the person who cost you your shot at WWE. And that's who you're facing tonight. Ok. Come on out. In poche parole, era proprio Braun Strowman. Ah no? Ah ok, ha trovato chi ci è salito fuori. Chi ci aveva salito fuori. Quindi proprio l'ha voluto fare apposta. Così finalmente una volta che lo batteremo had a WWE contract, but an altercation with this masked fan possiamo andare a vedere chi è veramente dietro questa maschera casco, non so come cosa sia, una maschera sia. Dai, fammi cominciare sto match, dai. Ok. Ok ragazzi, vediamo cosa possiamo fare con questo match. Wow. Una cosa che hanno messo solo in questo capitolo è la cosa che se tu fai un contrattacco vicino alle corde, il tuo corpo, come avete appena visto, può finire in mezzo alle corde e restarci. Questo secondo me l'hanno fatto soprattutto per il personaggio di Rey Mysterio. Ovviamente è uno dei contenuti, se prenotavi il gioco hai Rey Mysterio. Io ovviamente l'ho prenotato, quindi ho Rey Mysterio e Ronda Rousey nel roster, ma comunque credo che anche lo mettano sempre nel DLC perché sono dei personaggi attuali. Vabbè, c'è questa cosa nuova che il corpo di chi subisce la mossa finisce in mezzo alle corde, ed è una cosa carina. Ovviamente può succedere veramente. Rispetto all'anno scorso ci sono state diverse novità. Secondo me l'unica cosa che dovrebbero migliorare è il movimento del giocatore, perché secondo me è troppo macchinoso, è un po' troppo lento anche, soprattutto. Poi può essere che è perché sto giocando al mio giocatore ancora, non ho tutta la velocità che ha una superstar della WWE, però si nota molto questa differenza, soprattutto a livello di questi match iniziali. Ok, allora il match sta andando bene, diciamo di sì, siamo quasi tutti e due alla stessa situazione di rispetto alla salute. Ok. Allora, vediamo se posso colpirlo da qua un po'. E se posso fargli un po' più di male.
Nice move. Nel frattempo mi recupero anche un po' di contrattacchi, già ne ho uno, però vediamo se posso andare ad averne un po' più di uno, che fanno sempre bene. Ok, ci siamo quasi, ragazzi, la salute dell'assalitore mascherato è quasi sul rosso. Per essere sicuri, ok. Non volevo che succedesse, però... Ok. Ancora meglio, dai. Non so perché, ma comunque... Allora, recuperiamo un po' di stamina. Anzi no, possiamo farlo direttamente adesso, sì. Allora, stiamo cercando appunto di scoprire chi è questo assalitore mascherato. Ah, tutto qui? Il giocatore deve vincere con uno schienamento o una sottomissione. Dai, una mossa speciale ce l'ho, quindi sarebbe solo da fargliela e basta. E potrei aver finito anche il match direttamente. L'arbitro è sempre in mezzo. Ok, gliela blocchiamo qualche mossa, dai. Potremmo anche bloccargliela. Se la fa questa, ok, vai. Fagli sta mossa speciale. Dai, cavolo. È tosta, perché il mio personaggio non ha niente di attributi. This is the beginning of the end. That'll rock you. That's how you put an exclamation point up. There's the cover. Can he do it? Kick out at two. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta. Era un re abbastanza piccolissimo, quindi dai, però ho la mossa finale lì. Non mi fare la sottomissione perché perdo. Per mezzo, perfetto. Ok. Ok, mossa finale. Andiamo con lo schienamento. Troppo vicino. Ok. Di nuovo, andiamo con la mossa speciale. What does Buzz have in store? Non se l'è fatta fare. Io avrei contrattaccato, però. He's inflicting some serious pain here. Io avrei anche contrattaccato. Dobbiamo uscire dal ring, ragazzi, perché altrimenti non possiamo fare niente. Ok. Allora, gli ho bloccato anche la mossa finale. Io esco dal ring. Recuperiamo un po' di stamina soprattutto. Lo facciamo rialzare grazie agli insulti, chiamiamoli così, del wake up. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ok. Fatela fare. Non se l'è fatta fare. Gets out of the way of that one. Sono vicino io a prendere questa mossa speciale, però. Se non me la fai prendere, me lo spieghi cosa sto. Dai, no. Così. Era. And he got a near fall out of it. Yeah, he's not done yet. Ok, vediamo se possiamo uscire un po' da questa situazione. Okay. Allora, come prima,
recuperiamo un po' di stamina. Sono match abbastanza difficoltosi questi, eh. Mossa speciale. Vediamo se possiamo finirlo adesso anche il match. Vediamo se ci riusciamo. Perfetto. E abbiamo vinto anche questo match. Vediamo adesso cosa ci dice. Ok, vediamo adesso come va a finire. Adesso potremmo anche andare a vedere chi è. Might find out who cost him his WWE contract. No, non ci credo, non ci credo. I'm sorry, but I can explain. I attacked you after your WWE perché non volevo perderti. Without you, BCW wouldn't last. But more importantly, I didn't want to lose my protege. You're like a son to me. And I know after you lost your dad, I was like a father to you. Sei come un figlio per me, so che lo pensa anche tu. Mention my father again. Abbiamo nominato suo padre perché ovviamente suo padre è morto. I know I messed up, but I had good intentions. Good intentions? You cost me my dream. I trusted you with everything. My safety, my career, my entire life. This is why I didn't want to invade NXT. I knew Triple H would use this to drive us apart. No. Triple H didn't drive us apart. Non so dove volessi metterci quando sei stato tu. Non voglio mai più vederti né sentirti. La nostra amicizia è finita. We are done. Wait. Just please forgive me. Go ahead. Hit me if it makes you feel better. I deserve it. Colpiscimi se ti può far star meglio, me lo merito. You're not worth it. Non ne vale la pena. I told you this match would change your life forever. Avevi ragione, Triple H. Questa vita, questo match ha cambiato la mia vita, perché ovviamente adesso non credo che ritorneremo in BCW. Ok, possiamo anche andare a continuare, vediamo cosa succederà adesso. I swear I had no idea about Baron. I'm just as shocked as you are. Just want to get out of here. What's the big hurry, Buzz? Don't you want to stay? Have some catering? I mean, it might be a good idea. Who knows where your next meal is going to be coming from? After I just tore your little indie fed to pieces. Adesso non abbiamo dove andare. We're not finished here. You guys thought you were so cute playing Invasion, but I have eyes and ears everywhere. And the moment they informed me Baron was the masked man that attacked you, I could not wait to light the fuse and watch everything blow up in your face. Ecco perché Baron non voleva che convincing to get Baron to do the match. I told him that I'd keep it secret. Io attaccavo Triple H. Expose him either way. So take your stuff, take your little buddy here and go back to your rundown van and your rundown lives. Oh, wait. There's one more thing you might want to know. I bought your contract from Baron. Baron mi ha venduto il tuo contratto, quindi sei ufficialmente sotto il mio controllo. Considera quello di stasera come il tuo match d'addio. Finché comanderò io non metterai mai più piede su un ring. Ora puoi andare. Step foot in a ring again. Now we're finished. Hey guys, hold on a second. Che ci fa? Ottengo le denuncia. Abbiamo un'altra idea. This doesn't concern you. Actually, it does. Yeah, as respective GMs of Raw and SmackDown, our job is to find the very best talent for our show. In quella del GM di Raw, ma quando abbiamo visto nelle ultime settimane le trascorse in CQ, intendendo questi ragazzi non merita di essere mandati in pensione così presto. It'd be a waste to have him under contract sitting on the sidelines. You can stop right there. La mia decisione è definitiva, lui non ci vuole. Aren't you always using the phrase, what's best for business? He does always say that, Daniel. So, wouldn't putting your personal issues with the talent aside in order to make SmackDown or Raw the best show possible be the exact definition for what's best for business? Fine. Fatene ciò che volete. Ok. Allora, Cortengo le tenere bene, ci vogliono in uno dei loro show. Se ci... per favore dammi la possibilità di scegliere. So what's it gonna be? Perfetto. Saresti perfetto per il team blu, lascialo dire. O potresti partecipare allo show principale della WWE, Monday Night Raw.
Dammi la possibilità di scelta adesso. This has been an emotional night and this is a lot to take in, but if I have to Ma se vi serve subito una risposta, SmackDown è la migliore occasione possibile per mostrare il mio stile di combattimento. The best opportunity to showcase my wrestling style and that's on SmackDown. Yes! 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 Hear that? There's a buzz on SmackDown. Congrats, man. I don't agree with your decision. Non sono d'accordo con la tua scelta, ma la rispetto. In ogni modo, se c'è una cosa che ho imparato nella mia carriera è never say never, mai dire mai. Questo forse un giorno anche Rob avrà il privilegio di vederti combattere. Nel frattempo, bocca al lupo. Ok. Buzz entrerà a far parte di SmackDown Live. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Ci vediamo al prossimo episodio, dove inizierà finalmente la nostra carriera su WWE 2K19, ma stavolta sullo show di SmackDown. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi.